Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo, fra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla fine della Quaresima. Questa domenica è la quinta, ultima della Quaresima, e quindi il Vangelo ci trasporta sul traguardo che Gesù doveva raggiungere: Gerusalemme e il Tempio di Gerusalemme. Lì si trovano tante persone, soprattutto in occasione della Pasqua. Come già ci siamo detti nella terza domenica, Gerusalemme, che normalmente aveva 40.000 abitanti, in occasione della Pasqua diventava una città di 120.000 abitanti. Tutti gli ebrei che erano sparsi nel mondo venivano a Gerusalemme per visitare il Tempio, per rendere onore e culto a Dio. Molti erano proprio giudei. Altri, come ci dice il Vangelo di oggi, erano proseliti, cioè erano dei pagani ai quali piaceva la legge di Mosè, i quali erano sensibili ai comandamenti di Dio, i quali partecipavano alla vita religiosa nelle sinagoghe sparse nel mondo, però ancora non facevano il salto definitivo, la scelta fondamentale, quella di farsi circoncidere per essere considerati giudei a tutti gli effetti. Quindi queste persone, arrivando a Gerusalemme, subito andavano nel Tempio, non si perdevano, come diremmo oggi, nella visita alla città, erano lì per il culto e andavano nella casa di Dio. Ma ugualmente, come ci siamo detti nella terza domenica di Quaresima, loro non potevano andare fino al santuario, potevano stare nella spianata del Tempio, potevano stare sotto il portico di Salomone, lì dove c'erano i banchi dei cambiamonete e i banchi del mercato degli animali, lì dove si potevano comprare tutte le cose che servivano per il culto, ma non potevano oltrepassare la prima barriera, una balaustra alta 1,5 metri, sul quale c'erano 13 cartelli scritti in greco, che era la lingua comune di quel tempo, come l'inglese di oggi, che vietavano l'accesso a coloro che non erano giudei, minacciando per loro anche la morte. Di fronte a questa balaustra, i proseliti diventavano tristi, si erano rammaricati nel cuore,
perché il loro desiderio, come diceva il Salmo 27, era quello di entrare nel santuario, quello di vedere la bellezza di Dio, quello di poter passare tutti i giorni della loro vita contemplando il Signore. Ma questo a loro era vietato. Allora intuiscono, senza nemmeno rendersene conto, ciò che Gesù aveva predetto, e cioè che quel tempio sarebbe stato spazzato via e che al suo posto ci sarebbe stato il vero tempio, la persona di Gesù, nella quale poter incontrare Dio, poter vedere il volto di Dio. E quindi chiedono a Filippo, uno dei 12 apostoli, di poter vedere il Signore, di accompagnarli da Gesù. Perché lo chiedono proprio a Filippo? Perché Filippo ha un nome greco ed è nato a Betsaida di Galilea, quindi una città di confine, dove si immischiavano razze, culture e religioni, che non si facevano problemi a parlare anche con i pagani. Forse Filippo conosceva un po' anche il greco e quindi questi greci chiedono a Filippo di essere accompagnati da Gesù. E questa è la prima notizia che noi dobbiamo fare nostra. Per incontrare Gesù, per vedere il volto di Dio, noi ci dobbiamo lasciar guidare da qualcuno che conosce Gesù, da qualcuno che ha già visto il volto di Dio, che ha già fatto l'esperienza del Padre. Ma poi c'è un secondo passaggio ugualmente molto importante. Filippo non va immediatamente da Gesù, chiama Andrea e insieme accompagnano questi greci da Gesù. Questa è la seconda cosa che deve interessarci oggi, cioè la dimensione comunitaria, la dimensione ecclesiale dell'incontro con il Signore. Il nostro rapporto con il Signore Gesù non può essere esclusivamente individuale e personale, deve essere vissuto all'interno della comunità, deve essere vissuto nella cornice ecclesiale. Questo ci simboleggia Filippo che chiama a fianco a sé Andrea per andare da Gesù. Ma quando vanno da Gesù, Filippo e Andrea a loro volta si sorprendono e si stupiscono perché Gesù sembra non dare retta alla loro domanda, alla loro richiesta. Dice una cosa che apparentemente non c'entra nulla, ma c'entra invece moltissimo. Perché Gesù dice a Filippo e ad Andrea: davvero vogliono vedere me? Davvero vogliono incontrare il Padre? Ve lo esprimo attraverso un esempio, ve lo esprimo attraverso una parabola che è significativa dell'ora che ormai è arrivata. E la parabola che Gesù racconta è quella del chicco di frumento che deve cadere in terra, deve sparire, deve morire per poter dare molto frutto. Questo è il significato dell'ora, una parola che accompagna l'intero Vangelo di Giovanni. L'abbiamo trovata per la prima volta nell'episodio delle nozze di Cana, quando Gesù dice a sua madre che gli chiedeva un segno, un aiuto per quella coppia di sposi rimasti senza vino: non è ancora giunta la mia ora. La ritroviamo nel capitolo 7 e nel capitolo 8 di Giovanni, quando i nemici di Gesù lo volevano arrestare, ma non riuscivano a mettergli le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora. Ora l'ora è arrivata, l'ora è giunta, e Gesù, attraverso l'esempio del seme, dice cosa deve realizzare in quest'ora e in che modo si manifesterà e in che modo le persone, i greci, ma tutti, anche noi oggi, possiamo vedere chi veramente è Gesù e chi veramente è Dio nostro Padre. Infatti, il verbo utilizzato da San Giovanni non è il semplice vedere esteriore, non è il semplice guardare con gli occhi del corpo, ma è un capire in profondità,
un andare in profondità, uno scoprire l'identità più profonda che quella persona aveva. Non era quindi un interesse superficiale, dettato solo dalla curiosità, era un voler scoprire davvero il Signore per creare con Lui un rapporto bello e profondo. Cioè non era la curiosità di Erode Antipa che riceve Gesù che Pilato gli aveva inviato ed è colmo di gioia perché sperava che Gesù compisse qualche segno davanti a lui. Ma Gesù non gli dice nemmeno una parola, lo considera come una nullità, ci dice il Vangelo, perché la sua curiosità non era il suo desiderio non era reale, non era il desiderio di entrare in contatto con il Signore, ma era semplicemente la curiosità di vedere all'opera Gesù come un qualunque mago di quel tempo. Non era il desiderio di Zaccheo, che voleva davvero scoprire chi Gesù era e che lo fa entrare nella sua casa, che lo accoglie nella sua vita e scopre che la sua vita diventa trasformata dall'incontro con il Signore Gesù. Non era il desiderio di Andrea e dell'altro discepolo, probabilmente Giovanni stesso, che seguono Gesù su indicazione di Giovanni Battista, chiedendogli: «Maestro, dove abiti?» e sentendosi rispondere: «Venite e vedrete», cioè approfondite la conoscenza che volete verso di me, approfondite la conoscenza di me condividendo la mia vita, capendo fino in fondo, scoprendo nel profondo chi io sono e qual è la mia missione. Quindi attraverso questa parabola Gesù comincia a dire chi lui è, uno che perde la sua vita perché ci sia un frutto abbondante, cioè perché tutti possano avere la vita, perché tutti possano essere salvati. E in questo modo si manifesta la gloria di Dio, in questo modo si manifesta la gloria di Gesù, Figlio di Dio. Cosa significa manifestare la gloria? Umanamente manifesta la gloria chi vince una competizione, chi vince una gara, chi ottiene un risultato, chi raggiunge determinati livelli. Manifestare la gloria umanamente significa diventare importanti, potenti, ricchi, avere tante persone al seguito, tante persone che ti ammirano e ti battono le mani. Gesù, manifestando la sua gloria, ci sta dicendo che nell'ora la gloria sarà il dono della vita. La sua passione, quella che Gesù vivrà di lì a qualche giorno, è una passione d'amore. Il perdere la propria vita per averla, invece che conservarla per perderla, significa proprio questo. Chi vuole conservare la vita, chi la vuole vivere in modo egoistico, pensando solo a se stesso, alla fine rimane con nulla in mano, rimane con le mani vuote. Chi invece gioca la sua vita su Gesù e la dona agli altri, chi invece si mette al servizio degli altri, egli porta molto frutto per sé e per gli altri. Anche noi, come quei greci, abbiamo bisogno di qualcuno che ci conduca a Gesù. Il primo che fa per noi questa opera è l'Evangelista Giovanni, che attraverso le pagine del suo Vangelo, delle sue lettere, dell'Apocalisse, ci mostra davvero Gesù per quello che egli è in profondità. Egli infatti già nel prologo ci aveva detto che il Verbo si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo visto la sua gloria, la sua vita completamente donata. E poi all'inizio della sua prima lettera Giovanni ci dice: quello che i miei orecchi hanno udito, quello che i miei occhi hanno visto, quello che le mie mani hanno toccato, cioè il Verbo della vita, io lo annuncio a voi, io lo racconto a voi, io ve lo faccio conoscere. Gesù è uno che ha visto, Gesù
Scusate, Giovanni è uno che ha visto, Giovanni è uno che ha udito, Giovanni è uno che ha toccato e condivide con noi questa sua esperienza. Ci può portare davvero alla conoscenza di Gesù, ci può portare davvero a contemplare il suo volto, che non è il volto di un vincitore umano, ma è il volto di uno che umanamente è perdente, che umanamente è fallito, ma che nella logica di Dio e nel suo progetto è davvero nel massimo della gloria, la quale si manifesta sulla croce. È sulla croce che l'amore di Dio nei nostri confronti, che l'amore di Gesù, figlio di Dio fatto uomo, nei nostri confronti si manifesta nella sua pienezza più grande. Ed è la croce che ci attirerà, perché la vocazione all'amore è la vocazione originale e originaria della nostra vita. L'amore ci attira sempre. Gesù che muore sulla croce ci attira perché ci manifesta l'amore, e l'amore sconfigge il principe di questo mondo, cioè chi ha una visione egoistica, superba e orgogliosa della vita e delle varie situazioni. Sembrano persone vincenti quelle che fanno così, ma come dice il Salmo 1, la loro vita è come pula che il vento disperde. Non resta davvero nulla. Invece, chi decide di seguire Gesù mettendosi al suo servizio, cioè scommettendo la sua vita sulla vita di Gesù, vita donata per amore, porterà molto frutto. E questo è anche il motivo che ci ha condotto oggi nel registrare la buona novella nella chiesa parrocchiale di Villa Stanazzo, dove c'è questa raffigurazione molto bella del volto di Gesù. Un volto sofferente, un volto segnato dal sangue, un volto segnato dalla fatica della passione, ma che manifesta la passione dell'amore, che manifesta il dono totale della vita, che fa di noi creature nuove e del mondo un mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova. Comprendendo questo, siamo pronti ad accompagnare Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme, a vivere la sua passione, ma poi a partecipare con lui alla gloria della risurrezione.